Installare un frigorifero è molto semplice, difatti una volta che abbiamo il prodotto in casa basta semplicemente, dopo averlo tolto dall'imballo e dato una pulita al suo interno, per questo possiamo utilizzare eventualmente un detergente neutro, oppure se non vogliamo utilizzare un detergente possiamo impiegare un po' di aceto, un po' di limone o una soluzione fatta con bicarbonato ed una volta pulito possiamo attaccarlo alla corrente elettrica ed impostare e quindi regolare la temperatura che vogliamo ottenere nelle due celle. Per impostare la temperatura dobbiamo agire chiaramente sul termostato che troviamo all'interno del frigorifero o all'esterno, quindi possiamo avere un termostato di tipo manuale o un termostato di tipo digitale. Per impostare la temperatura vi lascio qui in descrizione il link dal quale poter vedere il video per come effettuare la regolazione della temperatura. Un particolare che però dobbiamo rispettare prima di effettuare l'installazione, quindi queste due azioni che abbiamo visto precedentemente, è quello di attendere un determinato tempo prima di mettere in funzione il frigorifero. Difatti, sostanzialmente, prima di essere attaccato, deve rimanere in posizione verticale per un certo lasso di tempo. La motivazione per la quale il frigorifero deve stare in posizione verticale è dovuta a una miscelazione che avviene all'interno tra il gas e l'olio che è presente nel motore. Difatti, un frigorifero è composto da un circuito, per l'appunto frigorifero, e da un motore all'interno del quale troviamo sia del gas refrigerante che dell'olio lubrificante, olio da motore. Sostanzialmente succede che durante il funzionamento del frigorifero il gas refrigerante viene mandato in circolo grazie al motore, all'interno del quale un pistone o un sistema di compressione permette di comprimere questo gas e quindi di mandarlo in circolo nel frigorifero. Tale azione e pertanto la fase di compressione è garantita dalla presenza dell'olio lubrificante. Tuttavia può succedere che nella fase di trasporto il frigorifero venga trasportato per l'appunto in posizione non verticale ma in posizione orizzontale. Questa posizione fa sì che l'olio che è presente all'interno del motore vada a svuotarsi e quindi andare a concentrarsi nel circuito frigorifero, e pertanto nel momento in cui noi andassimo a mettere il frigorifero in posizione verticale e ad accenderlo, il motore si troverebbe in assenza di olio e pertanto il motore potrebbe gripparsi. Questa è la motivazione per la quale un frigorifero, dopo essere stato trasportato, quindi portato a casa, non deve essere attaccato immediatamente. L'attesa di un certo tempo, che potremmo stabilire in un minimo di 12 ore, è una precauzione per evitare per l'appunto che il motore inizi a lavorare in assenza di olio al suo interno. Diciamo che è una precauzione in quanto questa condizione non per forza si deve verificare. Difatti, se non passiamo ad installare un frigorifero che è rimasto comunque in posizione verticale per un lasso di tempo, quindi sostanzialmente quello che avviene nei magazzini, nei depositi, o anche se dovessimo acquistare un frigorifero che si trova in esposizione presso un negozio, questo è rimasto in posizione verticale. Quindi se noi lo andassimo a trasportare ancora in posizione verticale, lo andassimo a porre nel posto in cui lo vogliamo posizionare, quindi lo abbiamo portato sempre in posizione verticale, il frigorifero potrebbe essere attaccato subito. Tuttavia, nei casi in cui non conosciamo come è stato trasportato, è opportuno attendere questo lasso di tempo. Se siamo noi ad effettuare il trasporto del frigorifero e sappiamo che precedentemente il frigorifero è rimasto in posizione verticale e noi lo stiamo trasportando, lo abbiamo trasportato in posizione verticale, potremmo anche attaccare il frigorifero immediatamente. Nel caso in cui invece siamo obbligati a trasportarlo in posizione orizzontale, dobbiamo avere alcuni accorgimenti per evitare delle rotture al frigorifero. Difatti un frigorifero è caratterizzato dalla parte posteriore sostanzialmente dalla presenza di un condensatore, ovvero una griglia di colore nero che comunque bisogna specificare non troviamo in tutti i frigoriferi. Difatti alcuni frigoriferi nella parte di dietro sono completamente lisci e gli evaporatori sono posizionati sui lati del frigorifero. Nella maggior parte dei casi però troviamo questo condensatore nella parte posteriore e pertanto in fase di trasporto dobbiamo evitare di caricare il frigorifero sul condensatore, quindi sul dietro, a meno che non ci siano degli imballi tali
da evitare il contatto della parte posteriore, quindi del condensatore, contro la superficie dove lo andiamo a posizionare. Questo perché all'interno del condensatore passa comunque del gas refrigerante, pertanto qualora dovessimo posarlo in maniera incauta o comunque anche per il solo peso del frigorifero stesso, questa parte potrebbe rompersi, potrebbe bucarsi, danneggiarsi e quindi dare il via alla fuoriuscita del gas e quindi inficiando il funzionamento del frigorifero, che andrebbe in questo caso poi riparato. In caso di trasporto da parte nostra, quindi nel momento in cui dobbiamo posizionarlo in modo orizzontale, è opportuno posizionarlo su un fianco, su un lato, quindi su un lato destro, sul lato sinistro, laddove non c'è la presenza del condensatore o qualora, e come dicevamo precedentemente, il condensatore è integrato nel mobile, quindi non è nella parte dietro ma sui laterali, e questo diciamo condensatore è completamente protetto. In ogni caso, durante la fase del trasporto è opportuno mettere al di sotto del frigorifero qualche cosa per attutire per l'appunto il suo posizionamento sulla base sulla quale lo stiamo trasportando. Oltre al frigorifero ci sono altri elettrodomestici che hanno la stessa composizione interna, ovvero la presenza di un circuito frigorifero e di un motore, quindi gas ed olio, che devono rispettare gli stessi requisiti per il trasporto. Tra questi elettrodomestici ci sono i congelatori, sia di tipo a pozzo che di tipo verticale, il condizionatore d'aria, sia di tipo fisso che di tipo portatile, il deumidificatore ed infine l'asciugatrice a pompa di calore. In definitiva e concludendo, possiamo stabilire che prima di accendere, quindi mettere in funzione un frigorifero dopo essere stato trasportato, è opportuno in via precauzionale attendere 12 ore per l'appunto prima della messa in funzione.